Ma non smettiamo qui. Sono le 9:20, buongiorno. Un mattino. Le 9:20. Hai fame? Nella norma ho più sonno, però. Bisogno? Ora che ho scoperto che sono le 9:20, sì. Cosa hai ordinato? Una brioche al pistacchio e un caffè lungo. E tu cosa hai ordinato per colazione? Un ordinato a colazione. Un gattino. Guarda, e uno scoiattolo. Un gattino e uno scoiattolo? Ma miagola il gattino? Al gattino gli dai da mangiare lo scoiattolo. Ma non si mangia il gattino, Luca? È un animaletto, mangi il gatto? Intendo, ma intendo. No, lui ha preso lo scoiattolo da dare da mangiare al gatto. Oh no! No, questo, ah, mamma. Intendo i biscotti! Ah, è un biscotto! Ah, un bisco gatto! Un bisco gatto, io togliattolo! O un gattotto? Vediamo il gatto, lo scoiattolo. Il gatto non ha più la coda. Lo scoiattolo è il gatto. No, lo scoiattolo non ha più la coda. Questo è il gatto, cappuccino di soia, brioche al pistacchio per l'omino assonnato. Mamma, la faccia è improponibile. Il caffè e il bombolone. Buona colazione a tutti. Buona. Che vergogna! Buongiorno e rieccoci qui per un nuovo video. Come tutte le volte prima di girare un nuovo video ci sono sempre 2-3 tentativi di prova perché ovviamente interruzioni a go-go. Comunque, non sono impazzita durante questi giorni, mi vedete in maschera. Innanzitutto ne ho approfittato perché siamo più o meno a tema carnevale, quindi quale momento migliore per girare un video in maschera, mascherata, e poi perché volevo mostrarvi tutto ciò che finalmente sono riuscita ad acquistare da Tigotà. È stata dura, ma ce l'ho fatta, perché questo video l'avrei dovuto girare già un paio di settimane fa. Ma cosa è successo? Sono andata da Tigotà, ho fatto la mia bella spesuccia con il mio carrello, con calma, mi sono guardata intorno, mi sono scelta tutte le mie cosettine, i miei prodotti, i detersivi, gli shampoo e le maschere, perché non avevo più nemmeno una maschera, mi era rimasta soltanto un barattolino all'argilla e uno scrub della Garnier, ma volevo comunque qualcosa da applicare direttamente sul viso. Quindi sono stata lì, ho scelto con calma tutte le mie cosettine, vado in cassa per pagare e mi rendo conto che non avevo più il bancomat, quindi avevo perso il bancomat. Bene, svuoto la borsa, la risvuoto, prendo il portafoglio, guardo in tasca, nei pantaloni, nel giubbotto, per terra, ovunque, vado in macchina, sposto i sedili, guardo nel cofano, eccetera. Niente, di niente, di niente. Sta di fatto che avevo soltanto 10 euro all'interno del portafoglio, perché ovviamente, non so voi, ma col bancomat dietro, cioè, dubito che si vada in giro con tantissimi contanti, no? Poi a me secca tantissimo prelevare, cioè è davvero una cosa che faccio proprio quando sono al limite, quasi mi secca più prelevare che mettere benzina alla macchina, quindi vabbè, vado di bancomat e nulla, quindi ho dovuto lasciare tutto e fare delle piccole scelte accurate, stando attenta a non sforare con i 10 euro. Mi sentivo proprio una quindicenne che con la sua paghetta doveva ponderare bene cosa acquistare per non rimanere senza soldi. In tutto ciò, con quei 10 euro dovevo comprare qualcosina anche per il pranzo al supermercato lì vicino, e Mortalino è stato simpatico perché la cassiera, vedendo tutte le maschere che avevo acquistato, ne aveva alcune in offerta, in promo, in cassa, e praticamente mi ha detto: vuoi provare anche queste? E io: ma no, grazie, ma no, con tutte queste maschere, poi magari la prossima volta prenderò anche quelle, no? Ci ho fatto anche la superiore, no, ma figurati, cioè, tanto. Poi gli ho detto: non ho mai tempo per farmi queste
queste maschere, adesso ovviamente sono riuscita a comprarle e non vedo l'ora di provarle, cioè ero esaltatissima. E ci siamo messe a ridere entrambe perché lei mi voleva proporre le maschere, io volevo farmele, e alla fine erano le cose più superflue, tra virgolette, quindi ho dovuto lasciarle. Vabbè, questa piccola intro per mostrarvi finalmente quello che sono riuscita ad acquistare. Allora, innanzitutto, tema carnevale, no, mi sono innamorata di questa maschera perché mi sembrava proprio giusta per il momento. E si chiama, vediamo se trovo il primo pezzo, che io come al solito sono un animale quando apro tutte le cosettine che compro. Si chiama Skin Station Maschera Idrogel Cinderella Effect, diamante nero, riduce le borse. Quindi, motivo per cui sono stata attirata, a parte il packaging che mi piace veramente tanto. Sono anch'io messa il rossetto rosso, vabbè dai, con la tuta amone, col felpone, avrei dovuto mettermi qualcosa di più fashion, ma cose improvvisate sono quelle più belle. E consigliano di conservarle in frigorifero per aumentare l'azione decongestionante. L'unica cosa che ho fatto prima di applicare questa black mask diamond style è stata quella di ristruccarmi, anche se non fossi truccata, però per ridurre notevolmente le impurità del viso, ecco. Adesso non voglio farvi tutto lo svuota tigotà con questa maschera, quindi per altri 5 minuti mi vedrete in queste condizioni, non so se simpatiche o pietose, simpatiche o pietose, che dite? Tra l'altro con la fascia ghepardata. Bene, andiamo avanti un po' per volta, così almeno... Ah, qui mi sono rimasti gli occhietti, ma secondo voi sono da applicare anche gli occhietti? Bella domanda. Va bene, tigotà, ecco qua, finalmente ho i miei prodotti. Allora, cominciamo con... la lozione tonica viso, idratante rivitalizzante all'olio di argan biologico. Era un qualcosa che avevo terminato già da un po' di tempo e non avevo ancora avuto modo di acquistare. A me piace particolarmente perché mi dà sempre una sorta di rinfrescata. Mi dà quella sensazione di freschezza che mi dura poi per alcuni minuti, soprattutto alla sera, perché è l'ultimo passaggio che faccio, perché magari al mattino prima mi ristrucco, perché io continuo a struccarmi nonostante mi sia struccata la sera prima, però voglio che la pelle sia completamente pulita. Poi mi passo un po' di tonico per rinfrescarmi e svegliare anche il viso, poi però al mattino è tutto abbastanza un po' più di fretta, mi trucco e quindi probabilmente l'effetto del tonico non agisce come dovrebbe, come alla sera. Poi, va bene, allora, siamo arrivati, mi sa che posso togliermi la maschera perché... mamma mia, wow! Ok, mi sono tolta la mascherina, eccola, perché era un po' particolare, un po' bianca, forse sui bordi. Posso continuare lo svuota la spesa, mamma che faccia, senza trucco, senza inganno, ho messo soltanto un po' di rossetto per scopiazzare allegramente la tizia della confezione della maschera, perché ho detto vabbè dai, il rossetto rosso non sta poi così male con la maschera nera. Bene. Quindi siamo arrivati al tonico, ha un'azione molto fresca, idratante e rivitalizzante, quindi non mi dispiace, è dell'erboristica, poi comunque quando c'è l'olio d'argan non si rimane mai delusi. Allora, questa qui è della My Mask ed è un peel off per pelli miste ed impure, purificante rigenerante con il mirtillo nero e la canna da zucchero, perché serve appunto per rigenerare e purificare la pelle del viso dalle cellule morte e dalle impurità. Ecco, quindi danno poi tutte queste azioni un aspetto un po' più sano, luminoso e rigenerato. Ovviamente questa qui penso di non averla mai provata, questa nello specifico, però la marca la conosco, perché appunto se si frequenta Tigotà o in un modo o nell'altro le marche poi sono quelle. Poi una pianta che non delude mai per quanto mi riguarda è proprio quella l'aloe vera.
È una maschera riequilibrante e quindi l'ho ricomprata e sicuramente sarà la prima maschera che farò o domani o dopodomani, vediamo quando riesco a ritagliarmi ancora qualche minuto. Quindi consigliata anche questa. Poi la Geomar. Io la Geomar la utilizzo soprattutto per gli scrub che propongono, sono dei barattoloni mi lascia la pelle davvero, davvero morbida e vellutata. Poi anche lì dipende dalla tipologia che si preferisce. E va bene per tutti i tipi di pelle, ecco. Ta-tan-ta-tan-ta-tan. Metti a fuoco. Eccola qua. Per concludere, sono rimasta sull'aloe per stick labbra, sì, un burro cacao. È molto delicato, protettivo e lenitivo ed è questo qui. Tanto 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 tanto. È questo qui che ho già provato da un paio di sere e vabbè, senso, niente di particolare, di eccezionale, è un burro cacao. Se ti piace poi il gusto, il profumo, va benissimo così. Prima di concludere il video, e non c'entra niente con gli acquisti Tigotà, per fortuna. La mia super pessima, simpatica esperienza con il costume di carnevale, acquistato su Amazon. Strafelice, stracontenta, il vestito della mia vita, mi piace tanto, eccetera. Sta di fatto che mi arriva una fregatura pazzesca e quando vado per chiedere il rimborso, organizzare appunto il reso, mi viene fuori la pagina che per questo articolo non era previsto né reso né rimborso. Ho detto bene, bene, vabbè, si trattava comunque di un importo abbastanza irrisorio, 23 euro, mi sembra 23-25 euro. Quindi cosa è successo? Ho chiamato Amazon, faccio avanti tutte le pratiche per farmi contattare. Mi ha contattato il simpaticissimo Walter dall'Albania che alla mia richiesta di reso e di rimborso mi ha detto no, il rimborso glielo faccio, ma per il reso non si preoccupi, lo smaltisca, lo regali, noi non lo vogliamo. Cioè loro non rivolevano indietro il bellissimo abito di carnevale di Alice nel paese delle meraviglie, che poi di meraviglie ce n'era ben poco, ma io capisco perfettamente la motivazione. Volete vederlo? Siete curiosi? Eccolo qua. Allora, innanzitutto, vabbè, diciamo che l'ho acquistato, poi vi metterò su una foto, principalmente per le calze, perché c'erano queste calze a righe proprio di Alice, bianche e nere in orizzontale, che mi hanno fatto impazzire, quindi ho anche delle scarpe che potrebbero andare bene, e ho detto no, no, dai, è il vestito della mia vita, così almeno per tutti i carnevali sono Alice nel Paese delle Meraviglie. Mi è arrivato questo vestito qua. Innanzitutto ho detto le calze non sono quelle che c'erano all'interno dell'immagine. Poi era un po' diverso rispetto a quello che avevo visto. Apriamole e vediamo com'è. Sta di fatto che le calze non c'erano, cioè inesistenti, né a righe e né come quando fuori piove, quindi non c'era assolutamente niente. Questo. Guardate ragazzi, cioè vi ho risparmiato proprio il fatto di provarmelo perché è imbarazzante. Questo è il vestito super fashion di Alice. Non so, cioè, penso di non aver mai visto qualcosa di più orripilante. Poi, vabbè, okay, per carità, per quello che costava, non è che mi aspettassi che, cioè, linea Gucci o Prada, ok? Però veramente scandalous. Crème della crème, il grembiulino, tra l'altro è arrivato tutto stropicciato. Niente particolarmente, poi posso anche provarlo, però devo lavarlo perché mi fa un po' senso, un po' schifo. Aspettate, macchiettina, macchia, macchiato, fiocchetto. Quindi vi saluto, vi ringrazio soprattutto per aver guardato questo video, un po' pazzerello, ma ci tenevo particolarmente a farlo. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per stare sempre aggiornati con i nostri pazzi video e vi mando un abbraccio, un bacio virtuale e al prossimo video. Ciao!